Grande spettacolo nel porto interno di Brindisi che nel weekend ha ospitato le competizioni di motonautica nell'ambito dell'Adriatic Cup 2019. Per il piacere degli appassionati di sport acquatici e non, lo specchio d'acqua del porto di Brindisi ha visto svolgersi la terza tappa del mondiale di F2, la terza e penultima tappa del campionato italiano Formula Junior Elite e il campionato europeo di F4, valido per l'assegnazione del titolo 2019. L'evento è stato organizzato dal Circolo Nautico Porta d'Oriente in collaborazione con FIM, UIM, Comune di Brindisi, Camera di Commercio, Assonautica Italiana, Autorità di Sistema del Mare Adriatico Meridionale, Capitaneria di Porto e Regione Puglia. In tantissimi in questi giorni hanno affollato il lungomare per assistere ad uno spettacolo a dir poco emozionante e suggestivo. Per quanto riguarda i campionati di F2 ed F4, i 25 piloti in gara provenivano da diversi paesi, oltre all'Italia, come Spagna, Lituania, Austria, Gran Bretagna, USA, Svezia, Portogallo, Norvegia, Germania, Emirati Arabi e Monte Carlo. Il primo classificato per la tappa del campionato mondiale è Rashed Al-Khemsi. In serata sul lungomare Regina Margherita ha avuto poi luogo la cerimonia di premiazione. Innanzitutto io penso che bisogna riconoscere quello che ci hanno detto anche tanti esperti della Federazione Nazionale, che Brindisi rappresenta un unicum. Normalmente queste gare di livello mondiale si realizzano nei porti, nei fiumi, ma con pochissimi spettatori perché non ci sono contesti naturali che non lo consentono. Qui invece è l'unica tappa mondiale che avviene all'interno di una città, di un porto che diventa stadio nel mare, con una bellissima tribuna naturale, quella della Scalinata Virgiliana, e che consente a migliaia di cittadini, di appassionati, fatto unico nel fatto mondo. Unico appunto nel mondo. Questo viene ormai riconosciuto e Brindisi diventa una tappa unica. Questo ovviamente va valorizzato perché è un elemento che porta qui in città tantissime persone, si vedono tantissimi stranieri, a parte che già il circo dell'F2 muove, da quanto ci dicono, circa 800 persone, quindi è veramente un grande appuntamento per la città di Brindisi. Ringrazio ovviamente Danese perché con la sua competenza, professionalità, la sua passione consente tutto ciò. Sforzi incredibili da parte della famiglia Danese, dell'amministrazione comunale e di tutte le altre amministrazioni per portare questo evento, perché è un grandissimo evento, si vede oggi dal pubblico presente, portarlo e tenerlo a Brindisi. Abbiamo fatto già dei passi avanti anche per le prossime manifestazioni. Sono manifestazioni internazionali, non dimentichiamolo, così come abbiamo aperto quest'anno con la Brindisi Corfù, che è una regata internazionale, chiudiamo praticamente l'estate con un altro evento di sport, un altro evento legato al mare, un altro evento legato al nostro territorio. Brindisi sta caratterizzando per questo e la città risponde. Il pubblico che arriva per queste manifestazioni è incredibilmente elevato, con benefici per il turismo, benefici per il commercio. Quindi noi stiamo spingendo, ce le siamo trovate queste manifestazioni, le abbiamo date noi, però il nostro compito, soprattutto quel mio assessorato che è sport e turismo, è credere ancora in queste manifestazioni che hanno nell'identità culturale di Brindisi, nel legame al mare, nel legame allo sport, delle caratteristiche essenziali. Quindi noi ci siamo e ringraziamo chi le organizza. Il nostro compito è di affiancarli, di stare vicino, e credo che quest'anno l'abbiamo svolto appieno. Siamo molto soddisfatti di dare la risposta a queste domande e alla presenza del pubblico. In una domenica d'estate è presente qui sul lungomare e da stamare. E poi si è intensificato sempre di più fino a oggi pomeriggio, alla partenza della gara alle 18, moltissima gente, molte nazioni presenti, molti atleti, vince un team degli Emirati Arabi e questa la dice lunga su come Brindisi e la Puglia si sta proiettando per il tramite della motonautica e dello sport su un territorio internazionale con il marketing della nostra città e della nostra regione. Carese, l'imbarcazione numero 8 qual è? È andata bene perché ha finito la gara. Comunque siamo classificati al settimo posto, non siamo sul podio, ma siamo soddisfatti, abbiamo superato le qualificazioni, per cui dalla nostra barca, la barca di Brindisi, della Puglia, dell'Italia, ha finito la competizione in un tour mondiale. Ecco, dal punto di vista ovviamente il difficile di questa gara è proprio la sinergia che si deve necessariamente creare fra il privato e le istituzioni. Quindi, come ho detto lei prima, io ringrazio le istituzioni, dalla prefettura alla Camera di Commercio, dal Popolare, Comune, Capitaneria di Porto, che ha contribuito con noi per l'aspetto sicurezza. Una macchina organizzativa, siamo al settimo anno, ogni anno è un nuovo collaudo e anche quest'anno fortunatamente va tutto bene. Thank you.